Amiche e amici, buonasera, eccomi qua. Allora, come vedete io qua ho fatto un ciambellone, oggi mi andava di fare un dolcetto. Questo ciambellone io l'ho fatto con la farina di cocco. Ora vi elenco tutti gli ingredienti e vi dico come l'ho fatto. Allora, mi ci sono voluti 100 g di farina di cocco, 250 g di fecola di patate, 5 uova, 5 cucchiai di zucchero, una bustina di lievito per dolci, poi ho messo una bustina di vanillina o la stecca di vanillina, quello che preferite, una fialetta di aroma a piacere, io l'ho messo al limone e più ho dato una grattugiata di scorza di limone, poi ho messo 60 ml di olio, io non ho usato burro, e poi un bicchiere di latte al cocco, volendo anche il latte normale, io ho messo al cocco perché essendoci la farina cocco avevo anche il latte e ho messo quello, poi un pizzico di sale e qualche goccia di liquore a piacere, io ho messo il maraschino, poi gocce di cioccolato e zucchero a velo alla fine e l'ho messo in forno preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti, poi sentite sempre con lo stecchino. Allora, io qui cosa ho fatto? Sono andata a prendere una terrina, ho iniziato subito a mettere zucchero e uova, ho bene bene sbattuto con frullino a mano, non mi è andata di tirare fuori quello elettrico, ma ho fatto quello a mano. Poi una volta inserito le uova e lo zucchero e bene bene amalgamato, ho iniziato a mettere le polveri, per cui ho messo le farine, il lievito e la vanillina, poi ho messo il pizzico di sale, ho mescolato bene bene, poi sono andata a mettere il liquore, l'olio, la grattugiata di limone e tutto il resto, insomma, ho fatto poi tutto insieme, man mano mescolavo, poi il latte metà l'ho messo e metà l'ho lasciato per sciogliere il lievito e quello proprio alla fine io l'ho messo il lievito. Poi ho messo un bel po' di gocce di cioccolato all'interno, ho sempre mescolato bene bene e ho inserito tutti gli ingredienti, lo zucchero e tutto il resto. Poi a questo punto il forno già era caldo, ho preso una teglia, l'ho imburrata, no, imburrata, ho messo l'olio e farina. E poi ho versato il composto in forno per 30 minuti, l'ho lasciato poi una volta cotto dentro al forno, non l'ho tolto subito, ma con lo sportello semiaperto. Dopo 10 minuti l'ho tolto dal forno e ecco qua, l'ho impiattato. L'ho fatto freddare un pochino e dopo ho cosparso di zucchero a velo. Ora vediamo l'interno come è uscito fuori perché volevo farvelo vedere da così al momento. Vediamo un po', ancora è bello caldo perché sono appena 5 minuti che l'ho tratto fuori dal forno. Vediamo un po' il risultato. Ecco qua. Guardate un po' che meraviglia, vediamo se si regge così. Sì, ecco qua, amiche. Dentro si vedono le gocce di cioccolato, è morbidissimo, proprio morbido, morbido. Vedete? Una morbidezza meravigliosa. Ecco. Si vedono le gocce di cioccolato. Ah, poi dimenticavo, una volta che ho messo il composto nella teglia, ho messo altre gocce di cioccolato sopra, che ho sparso tutte sopra. Ecco qua, ora non si vede perché c'è lo zucchero a velo. Meraviglioso, morbidissimo, soffice. Così stasera, dopo cena, ci mangiamo un buon dolcetto. È ottimo anche per la colazione. Questo sono sicura che va via in un battibaleno, come tutti i dolcetti che faccio. E durano pochissimo a casa mia perché li mangiamo
anche dopo pranzo, dopo cena, per colazione. Bene, questo è tutto, amiche. Devo farvi vedere questo dolcetto. Spero di avervi fatto cosa gradita e provate a farlo anche voi. Ciao amiche, buona serata a tutti. Ciao.